veramente perdere una partita così c'è da mordersi le mani. 8-9 palle da gol, abbiamo segnato un gol. Comunque sul piano del merito così non conta nulla, però siete stati pari. Ma noi non abbiamo preso nemmeno il punto. Chinaglia ha ragione, la Lazio ha veramente sprecato troppo contro una Juventus illuminata da un lampo di Platini. Le premesse di un grande spettacolo c'erano tutte. Pubblico da incasso record, esordio stagionale in Serie A dell'arbitro Bergamo, Giordano premiato quale miglior cannoniere dell'anno scorso. Come festeggiamo allora questo premio? Ma l'obietta suon di gol speriamo di segnare anche oggi. Ma una volta in campo ci si accorge immediatamente che le due squadre si temono. Trapattoni ad esempio ha paura in modo particolare del tandem Giordano-Laudrup e allora schiera assieme Brio e Caricola. L'inizio è prudente all'insegna del rispetto reciproco. Al 16° ci prova Penso ad azzardare qualcosa di più, ma la sua è soltanto una brutta imitazione del Galderisi di Coppa. Sull'altro fronte Giordano è il più intraprendente, d'altra parte vuole mantenere la promessa dell'inizio. I minuti passano e la Juventus comincia ad ingranare. Qui Boniek e Platini danno prova del loro affiatamento, ma la girata del polacco è imprecisa. La replica biancoceleste è ancora affidata a Giordano. Tacconi si salva con l'aiuto del palo. Il lampo che illumina la Juventus giunge al 42°, triangolo Rossi, Boniek e Platini, e difesa laziale estremamente attenta solo nel guardare. 1-0 e si va al riposo. È tutto più facile per voi adesso? Ma vedremo adesso, loro dovranno attaccare e noi dobbiamo giocare dietro, andare in contropiede. Abbiamo messo, sicuro che nei 5 ultimi minuti abbiamo giocato bene, ma è facile giocare quando vinciamo 1-0. Grazie. La rete subita scuote la Lazio che rientra in campo determinata a rimontare lo svantaggio. Morrone cambia la marcatura su Rossi affidandolo a Spinozzi e accentua la spinta offensiva spostando Manfredonia nel ruolo di libero. La manovra biancoceleste diventa così più incisiva e la difesa juventina è sottoposta ad un assedio pressoché continuo. Batista non si dimostra ancora all'altezza della sua fama, ma la Lazio trova altre sorgenti di gioco. Piraccini, Marini, Laudrup si incaricano a turno di assistere Giordano. La Lazio spinge con il cuore, la Juventus deve rimboccarsi le maniche e lottare con i denti. In questa fase Tacconi offre una ulteriore conferma che ormai gli spetta di diritto la maglia di titolare. Trapattoni si accorge che la situazione può farsi critica e toglie dal campo Penso per far posto a Bonini. Pronta la replica di Morrone che manda negli spogliatoi il terzino Miele e aumenta il potenziale offensivo con D'Amico. Dopo qualche minuto fa esordire la punta Meluso che sostituisce l'esausto Cupini. La Lazio accentua la pressione con grande generosità, dimostrando che i giocatori sono in possesso di una notevole condizione atletica. In una difesa bianconera che ha ormai rinunciato alle marcature, i laziali riescono a penetrare con relativa facilità, anche se peccano di precisione quando non è Tacconi a sbrogliare le situazioni pericolose. Si contano sulle dita di una mano le volte in cui la Juventus riesce a superare la metà campo. Quando lo fa, comunque, i suoi contropiede fanno sudare freddo i 70.000 dell'Olimpico. Ma l'ultima occasione è ancora per la Lazio, autore Laudrup. Dunque Trapattoni, per voi, per quanto vi riguarda, questa è una domenica da segnare in rosso sul calendario? Se vogliamo dire così, senza dubbio, perché propone dei fatti importanti come una nostra vittoria soffertissima però importante all'Olimpico, è una Roma che dimostra che come tutte le altre squadre, noi stessi, non è imbattibile, quindi può perdere. Gentile, dicevo, un ragazzo di spirito, quindi possiamo dire che è un collezionista di opere d'arte. Oggi ti porti via con i tuoi compagni, ovviamente qui non c'è dogana a Roma, un bel quadro firmato da Michel Platini, meritato. Sì, meno male che qui sono riuscito a portarmelo via, in Polonia invece non me l'hanno permesso. Battuta a parte, direi che questa è una vittoria importantissima, soprattutto per quanto riguarda il morale e la classifica. Ci porta al vertice, però diciamo che il campionato è ancora lungo.